Detto ciò, sembra che io abbia una relazione segreta con le Nimbus e che tradisca probabilmente la mia fidanzata con queste scarpe. In realtà. Se non fosse per il fatto che non vorrei spacciarmi per un esperto della storia delle scarpe e se soprattutto guardassi da lontano dai famosi 30.000 piedi, direi che queste Nimbus 23 non sono cambiate per niente. Non è stata modificata in effetti l'essenza della scarpa, da precisamente il 1999 rappresentano l'essenza della nuvola. La value proposition di ASICS di questa scarpa è proprio quella di offrire un'ammortizzazione superiore senza un peso eccessivo. Ma se prendete la scarpa del ventennale, quella soltanto per intenderci di 3 anni fa, capirete, guardandola bene, che molte delle cose che oggi sono presenti sono cambiate rispetto a 3 anni fa. Ma se da un lato molte cose si sono evolute, sappiate anche che questa scarpa, la sua essenza, resta esattamente la stessa di quella che è stata lanciata 23 anni fa. E per capirlo partirei sicuramente dalle spec. 310 grammi nella versione maschile, 260 grammi in quella femminile, tra l'altro va il concetto di Plus 3 Midsole Technology che conferma la particolare attenzione per la biomeccanica femminile, dove il drop di questa scarpa è rialzato di 3 mm rispetto a quella maschile. 25 mm nel tallone, 15 mm nell'avampiede, drop 10, mentre come già dicevo il drop della versione femminile è di 13, 27, 14. E qui veniamo al miglioramento incrementale di cui parlavo prima, con la tommaia in jacquard mesh ingegnerizzato che offre un'indubbia morbidezza ma anche una buona traspirabilità. Non ho notato nessun punto di frizione, cosa che conferma la vocazione alla comodità di queste Nimbus 23. Sulla traspirabilità della tomaia sarebbe da provare in estate, ma sono adeguatamente sicuro che offrirà davvero un buon vantaggio a chi lo utilizzerà durante la stagione estiva. La sensazione di comfort è presente anche nel collo del piede, con una linguetta molto imbottita e super morbida, ma anche nel tallone che ha una conchiglia molto stabile per facilitare le corse lunghe. L'imbottitura interna consente di tenere il piede ben coccolato. Espressione davvero abusata, ma che rende sicuramente l'idea di come questa scarpa si comporta durante la corsa. Sensazione che è indubbiamente migliorata anche grazie alla combinazione del Flight Foam e Flight Foam Propel, che sono le due nuove intersuole utilizzate già l'anno scorso. Sono sicuro di una cosa: dal punto di vista tecnico la protezione della scarpa è ulteriormente aumentata, il coefficiente di assorbimento degli urtri, che io tra l'altro misuro con i sensori RunScribe, è tra i migliori delle scarpe che ho provato finora. Tra l'altro, se vi interessa una classifica, fatemelo sapere, scrivetemi qua sotto, e se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, sarebbe davvero una cosa super eccezionale per me. E qui veniamo invece all'essenza di queste Nimbus 23. Rispetto al modello del ventennale, la suola si è modificata con cambiamenti che riguardano la guidance line ma anche il design dell'intersuola stessa. Rispetto alla versione 22 però i materiali dell'intersuola non sono cambiati, anche se il flight foam nella parte interna è leggermente inclinato, consentendo davvero una corsa più morbida. Nella suola la famosa guidance line, quella della GT 2000 per intenderci, da 2 anni non c'è più, sostituita da intagli orizzontali che garantiscono invece una maggiore flessibilità. Ciò significa che in parole povere potreste correrci anche forte con queste Nimbus 23. Infine l'inserto centrale Guidance Trustee garantisce una migliore stabilità, e qui veniamo alla considerazione iniziale, torniamo all'origine del nome Nimbus, la nuvola. Questa scarpa garantisce un'ammortizzazione super confortevole, ma ognuno di noi ha un concetto di comfort e non si studia nei libri di scuola, e quindi sappiate che dipende da cosa vi aspettate da questa scarpa, vi racconto però una certezza. La sensazione è che il tallone sia relativamente soffice, l'avampiede più fermo ma al tempo stesso flessibile, questa Nimbus vi offre una transizione eccellente. Nella tradizione non manca il gel visibile nel tallone, nascosto invece nell'avampiede. Anche nelle corse serali sul tappeto
di Roulin, ho amato questa sensazione di stabilità che mi ha portato ad apprezzare ancora di più la qualità di questa scarpa che sul tappeto, secondo me, dà il meglio di sé. E quindi voi direte se il materiale e la costruzione sono davvero ottimi e hanno una fattura incredibile. Credo che il diavolo sia nel dettaglio, di conseguenza ho voluto chiedere ai miei amici la loro opinione. Ho chiesto a Mimmo, conosciuto al campionato italiano di maratona, a Lorenzo Grillo, avvocato con la passione delle Spartan, oltre al prodeponista, se hanno amato, apprezzato questa scarpa e in quali situazioni pensano che siano adatte a noi podisti amatori. Vediamo che cosa ci hanno raccontato. Allora ragazzi, ciao a tutti. E io sono Mimmo Ricatti, alcuni di voi mi conoscono, e quelli più intelligenti forse non mi conoscono perché mi hanno evitato, ma in definitiva siamo tutta una grande famiglia, noi corridori, noi sportivi e via. Io sono un grande appassionato delle Nimbus, sono un utilizzatore di ASICS da molti anni e ho la fortuna di essere oggi un ASICS frontrunner. Ieri ero un corridore professionista. Oggi, devo dirvi, non mi si è spenta ancora la spia del agonismo e mi piace ancora competere, mi affaccio in quest'altra dimensione dell'allenamento proposto a terzi e dunque faccio anche un po' l'allenatore. Questa è una scarpa favolosa che conosce la sua 23esima edizione e per essere stata riproposta sul mercato 23 volte forse deve essere stata una sicurezza per noi corridori. È una scarpa neutra, di concezione stabile, perché non ha rinforzi che combattano quelle tendenze del piede che possono portare a pronarlo o a supinare, ma insomma, vabbè, sono altre vicende. E vi presento la mia Nimbus 23. Questa è la mia Nimbus 23, è un po' maltrattata, devo dirvelo. Poi io particolarmente la utilizzo in variopinte situazioni, come possono essere corsa su strada, corsa su terra, corsa su sabbia, allunghi, eccetera, eccetera. Mi piace un po' utilizzare il concetto del monoscarpa, anche se poi sappiamo tutti quanti che per lavori tecnici è necessario utilizzare scarpe un po' più tecniche, un po' più leggere. Per la gara è necessario utilizzare altre scarpe, ma io l'80% di quello che faccio lo faccio con delle scarpe che mi danno una sicurezza e in genere la Nimbus è una di queste. La Nimbus è stata rinnovata in maniera massiva e la tomaia è totalmente cambiata e molto più resistente, sia pur rimanendo molto elastica. Trovo che l'allacciatura sia molto molto più confortevole del passato, probabilmente per l'occhiello che ha assunto un'altra forma, e il laccio piatto, che pur essendo, o forse alcuni di voi penseranno che sia un accessorio, ma il laccio è molto importante e ci dà un comfort notevole. In più la scarpa ha queste mescole di ultima generazione che la rendono molto molto reattiva e confortevole, dà l'idea di essere morbidissima, ma poi a conti fatti vi dà un contributo in termini di prestazione che direi ottimo. Il gel che ha su questa edizione è stato posto nella parte del tallone, dà anch'esso un contributo in termini di morbidezza e di confortevolezza, e direi che il suo punto forte è proprio questo, il comfort. Ma quando parliamo di comfort sembra che escludiamo tutto il resto, in realtà no, perché la mia personalissima esperienza è di averla condotta a velocità varie, anche a velocità interessanti, facendoci diciamo delle distanze brevi o medio brevi che mi hanno condotto a correre anche a 20 km all'ora, che tradotti in quelli che sono i nostri parametri più utilizzati, ossia i minuti al chilometro, diventano 3 minuti al chilometro, ma anche qualcosa in meno. È una scarpa rivolta ad una platea di utilizzatori veramente varia, perché è adatta a coloro i quali corrono ad andature più, diciamo, di crociera, ma è ancora adatta a gente che corre in maniera più, diciamo, strong. E in questi termini io direi che è una scarpa veramente variopinta, che ci può accompagnare sia dalla passeggiata che anche a delle distanze un po'
po' più prolungate, ma anche a distanze meno prolungate e più veloci. Sembra che io abbia una relazione segreta con le Nimbus e che tradisca probabilmente la mia fidanzata con queste scarpe. In realtà no, sono semplicemente le mie partner da molto tempo e ne parlo bene. E augurandovi un buon anno appena iniziato, sperando che le note vicende in qualche maniera si leniscano e che noi riusciamo in futuro sicuramente a vivere con più elasticità, con più morbidezza, adattandoci alle varie situazioni, ma questo lo sapremo fare perché lo sportivo è una persona migliore ed è una persona che sa reagire a tutte le situazioni. Sperando in tutto questo e augurandovi ancora un buon anno, vi auguro anche buone corse e arrivederci. Ciao a tutti. Sono Lorenzo Grillo, sono una Asics front runner e sono qui per darvi le mie impressioni sulla Asics Gel Nimbus 23, l'ultima arrivata di casa Asics per quanto riguarda la linea Run Further. Questo è il modello di scarpa di cui vi ho anche parlato in alcune recensioni che ho fatto e l'ho provato per oltre 100 km, ho fatto parecchi lunghi. Io di solito la Asics Gel Nimbus la utilizzo appunto per fare allenamenti di lunga durata e devo dire che le impressioni, come ogni modello Nimbus, sono ottime. Anche questa volta sono rimasto stupito della comodità, del comfort che questa scarpa comunque riesce a trasmettere. In particolare in questo ultimo modello, il 23, vi è l'inserimento della tecnologia cosiddetta 3D Space Construction, che permette appunto una maggiore sensazione di comfort durante la corsa, e si sente come. È una scarpa che appunto si adatta, cioè si riesce ad adattare a quella che è la vostra conformazione del piede e quindi automaticamente anche nella corsa. Lato maglia è decisamente rinforzata, resta comunque molto traspirante e le tecnologie, diciamo, che fanno parte di questo modello, quindi il gel, aiutano come sempre una massima ammortizzazione. Vi sono due schiume, la Flight Foam e la Flight Foam Propel, che aiutano per una massima reattività di spinta. Le mie appunto osservazioni, complessivamente parlando, sono che questo è un modello ancor più protettivo, ancor più confortevole e soprattutto ancor più fasciante, quindi veramente una sensazione di assoluto comfort per qualsiasi tipo di corsa. Ciao Andrea, torniamo sul canale per parlare delle Asics Nimbus 23. Le hai provate stamattina correndo, cosa ci dici? Guarda, ti dico che è una scarpa che chi l'ha già utilizzata sa che è una sicurezza. Io avevo utilizzato la 21. Perché il mio obiettivo è 50 mm, quindi si vede abbastanza vicino. Il tuo obiettivo è comprare sempre le scarpe del colore più spento che esista. Io mi lamento quando fanno uscire dei colori non tamarri. Chi arriva da Nimbus non cambia mai, diciamo, perché è una scarpa che negli anni è cambiata poco. È sempre stata quella scarpa super protettiva, super ammortizzata di casa Asics. E devo dire che anche questa qua, per la metti al piede, si sente subito che è una pantofolona di quelle che usi in inverno, con tutto il pelo dentro e molto, molto carrozzate. È un'ottima scarpa, secondo me è migliorata rispetto alla versione 21 che avevamo testato sul canale l'anno scorso. Guarda, ti dico, ripeto, per me migliorata no, cioè nel senso è una scarpa che rimane sempre super ammortizzata, che fa il suo lavoro di lento rigenerante, quindi ti dico anche questa forse è più cicciosa ancora nella parte della tomaia, quindi ancora un po' più importante, più confortevole. Ti dico, le sue qualità rimangono. Punti di debolezza fondamentalmente per una scarpa così da lento non gliene trovo, perché
almeno anche sul mio piede, al contrario di altre scarpe da lento, questa non ha dei veri punti di debolezza, è una scarpa sicura. L'ho trovata molto comoda nell'avampiede, cosa dici? Sì. Poi sai che cosa? Anche un po' l'insertino antipronazione che aiuta, non guasta mai, perché comunque è una scarpa che posso utilizzare per fare i lunghi maratona, per dire, o comunque lunghi per la mezza, che vanno sopra i 20 km, e quindi aiutano sempre. L'avampiede mi sembra un pochino più alto rispetto alle 21, forse l'ho alzato di qualche millimetro, che non è mai male. Questa appena la metti al piede lo senti che c'è sotto ciccia, e ciccia importante. Al contrario, per dire, delle Clifton, che hanno tanta ciccia, ma ti senti il piede comunque un po' più reattivo. Il solito amico di Instagram ci ha chiesto: ma voi che siete, tra virgolette, leggeri, avete davvero bisogno di una scarpa di questo tipo? Assolutamente sì, io le cerco apposta, conta che cioè, leggeri, forse Max è leggero, io sono medium. Come scarpa, secondo me, per fare i lenti di tutti i giorni è fondamentale, perché comunque correndo tanto mi si stancano i piedi, ho qualche problema in metatarsi, magari anche il tallone un po' affaticato, e quindi quando metti su queste scarpe ti rigeneri davvero. Non posso permettermi di fare dei giorni di stop per far rientrare magari dei piccoli problemi, e quindi opto per delle scarpe un po' più pesanti e ammortizzanti. Questa scarpa in effetti è la più protettiva secondo me della categoria. Ma guarda, ti dirò, fino a che non. Cioè, ho sempre usato, io per dirti, quelle, le Nimbus 21, e adesso stavo usando le Clifton. Quindi sono, sì, anch'io punto sempre su queste due scarpe qua quando devo fare i lenti, per non farmi male, diciamo. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Alla prossima.